conosci molto bene. Prima però facciamo un passo indietro, torniamo sulle ultime tre partite sul momento della Bosca San Bernardo Cuneo, tre tie break persi contro squadre comunque forte, quindi soddisfazione per essere giocata alla pari, però manca quel qualcosina per riuscire a ottenere una vittoria importante. Ci state lavorando? Sì, assolutamente, sono state penso anche tre belle gare. Ci sono stati dei momenti in cui noi siamo riusciti a esprimerci al meglio, sicuramente per merito nostro e magari perché l'avversario ci aveva un po' sottovalutato, però la cosa che io vedo in queste partite è che c'è stata una crescita. Dal primo 3-2 con Conegliano, in cui veramente abbiamo rischiato tutto, però ad adesso sono comunque la squadra più forte, non solo a livello italiano. Quella con Chieri è stata più, diciamo, una battaglia, perché il loro campo è molto caldo, loro sono una squadra rodata perché hanno lo stesso organico dell'anno passato, e quindi penso lì sia venuto fuori tanto il nostro carattere di quello che vogliamo e come vogliamo incidere in questa stagione. E l'ultima partita magari è quella che ha lasciato un po' più di amaro in bocca, perché nonostante le alte e basse di entrambe le squadre durante i primi 4 set, il tie break è stato veramente molto altalenante. Penso in tutte le partite si sia visto la nostra voglia di trovare identità, voglia di combattere, e magari dobbiamo approfittare di più nel momento in cui l'avversario è in difficoltà. Però è un percorso e noi siamo partiti con l'idea e vogliamo veramente prendere punti ovunque e trovare il nostro organico, e nel mentre è un po' cambiato rispetto all'inizio per varie situazioni, e quindi penso la strada sia giusta e penso che l'atteggiamento di combattere sia giusto. Ora ci manca soddisfare una vittoria, ecco. Ecco, adesso appunto c'è la possibilità di confermare le cose buone che si sono viste a partire dalla partita con Casalmaggiore. Ecco, qui adesso i punti cominciano a contare tanto. Sì, assolutamente, è una squadra che ha fatto e sta facendo bene, sarà penso una bella battaglia a casa loro, io ho un campo che conosco bene non solo per le ultime due stagioni, e quindi io sono felice di tornare a giocare in quella palestra. Ovviamente anche loro hanno un organico molto nuovo in quasi tutti i ruoli, e quindi penso sarà veramente un momento in cui sommare tutte e tre le cose più grosse che abbiamo imparato dalle tre sconfitte precedenti. Ecco, per te non sarà ovviamente una partita come tutte le altre, che settimana è per te, come vivi questi giorni di vigilia e cosa ti aspetti dall'accoglienza, insomma, da tornare in campo dove... A me fa piacere tornare là, tanto, è un palazzetto che mi piace, è una città che mi ha accolto da quando avevo 18 anni. Sicuramente sono cambiate tante cose lì dentro. L'allenatore, io per esempio l'avevo avuto la mia prima stagione a Casalmaggiore, quindi sono curiosa di vedere cosa mi terranno a Muro e come mi studieranno.